spirito e di approccio a questa iniziativa. Siamo sempre di più quelli con una corrente di pensiero e continueremo a crescere, questo ne sono convinto. Dei numeri mi importa poco, perché quello che conta davvero è ciò che abbiamo dentro, che voi avete dentro, che noi abbiamo dentro, è sentirsi bene, divertiti, saper vincere, ma soprattutto saper perdere. La sconfitta è temporanea, le sensazioni dureranno per tanto tempo. La figura dei responsabili di contrada non è facile, è un grande impegno ed una grande responsabilità. Vorrei iniziare insieme un percorso durativo nel tempo, perché i giochi siete soprattutto voi e questa è la dimostrazione per l'ennesima volta. Responsabili, tifosi, giocatori, dobbiamo crescere di pari passo. Secondo me la nave ha bisogno di più marinai che di un solo comandante e del solo vento che spinge le vele. Grande! È un grande sacrificio, come un grande sacrificio quello dei ragazzi dello staff che hanno scelto di non partecipare per organizzare ed essere operativi. Questo è un grandissimo gesto d'amore che permette a tante persone di divertirsi e di giocare. Ricordatevelo questo, è importante. Siete cresciuti sotto tantissimi punti di vista. Questa cosa vi riempie di orgoglio e di gioia, sappiatelo. Adesso voglio sentire anche un vostro parere, perché io ho già notato ed annotato delle migliorie da proporre per l'anno prossimo, visto che ogni anno, Teo, si fanno o non si fanno? Certo che si fanno, perché lasciamo parlare la gente al vento. Quindi, un'idea io ce l'ho e la vorrei condividere con voi, sentire il vostro pensiero. Qual è il gioco che più vi ha divertito e coinvolto, incarnando in pieno lo spirito dei giochi? Cosa ne dite se l'anno prossimo iniziamo con Cerca suona al vicino, fatta bene? Così coinvolgiamo, ci divertiamo e iniziamo con lo spirito giusto. Quindi, poi passo ai ringraziamenti, vi aspetto, spero tutti, ma chi si sentirà di voler venire alla sfilata inaugurale che già quest'anno è stata molto bella e divertente, quindi il mio appuntamento sarà lì, con tanti, con altri prima. Però adesso chiamo i responsabili di contrada qua con me, con anche un gruppetto che volete, perché abbiamo pensato a una cosa carina, visto che io ho 4 anni che magari cerco un inno, una canzone da dedicare, un qualcosa da associare ai giochi. Io insieme ai ragazzi abbiamo pensato di a una canzone che vogliamo cantare tutti insieme noi, con tutti voi. Eccoli che arrivano.